Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel nuovo vlog! Va bene, fermiamo subito l'entusiasmo perché buongiorno. Allora, è mattina e guardate, scusate, ve lo dico già, scusate per la mia faccia. Questo perché sono dei giorni veramente, veramente forsennati. Allora, ieri era San Valentino, non sono uscita, non siamo usciti, anzi, grandi cene, riso, pollo, broccoli, ma Franchino mi ha fatto una sorpresa, vi faccio vedere. È stato carino, ma non lo perdonerò mai per aver toccato la mia videocamera. Non si tocca, non si tocca la mia DJI, non si tocca. Va bene. Allora, buongiorno. Allora, oggi ho un pomeriggio a lavoro e sì, sono già sveglia, è presto, lo so. Ho dei problemi di insonnia, come ben sapete. Stamattina ho già fatto un sacco di cose. Allora, la giornata si svilupperà in questo senso: palestra, doccia, lavoro, grandi giornate, ma il problema è questo, è che settimana scorsa ho riposato il weekend, quindi non ho avuto quei giorni in cui posso sistemarmi casa, c'è veramente un disagio, quindi nei ritagli di tempo devo fare cose, tipo mentre mi faccio la doccia devo stirare, mentre pranzo devo passare l'aspirapolvere, cioè un disagio incredibile, ma e soprattutto se ho tempo devo passare al supermercato perché l'altro giorno sono andata a fare la spesa e non mi trovo a fare la spesa di domenica, infatti mi sono dimenticata metà delle cose. Quindi sono i programmi di oggi, ne porterò termine zero, forse andrò solo in palestra e lavoro, ma ci si prova. Iniziamo subito questa giornata. Ah, e poi come ultima cosa, fuori c'è un tempo schifoso, c'è nevica, raga, nevica! Nevica, volevo mangiare lo yogurt stamattina, ma mangerò il porridge perché ho freddo. Sarò molto breve perché ho la batteria morta del telefono. Aggiornamento, ho appena finito il turno e la macchina non parte perché ho lasciato le luci accese, voglio morire. Adesso mi deve venire a salvare qualcuno, voglio piangere. Buongiorno, buongiorno a un nuovo giorno. Oggi è mercoledì. Oggi ho un turno che odio, odio. Ho un turno alle 11:45. Quindi cosa vuol dire questo? Che alle 11:45 praticamente è pranzo. Finisco alle 17:45, che è praticamente cena, perché ovviamente rimarrò imbottigliata nel traffico. Quindi I have no idea che cosa mi porto da mangiare. Non lo so. Non posso fare tutto il giorno a mangiare barrette e robe. Non lo so. Bene, quindi partiamo già con questo giorno che è un turno che non mi piace, ma vabbè. Allora, prima di andare a lavoro devo veramente pulire casa, fa schifo, schifo. Questo perché io sono una pigrona e ovviamente dico sì, poi lo faccio, sì, poi lo faccio. Adesso praticamente c'ho il pavimento maculato. Bene, niente, allora riassetterò casa, pulisco e poi vado a lavoro. E comunque, per quanto riguarda ieri sera, una bella avventura, raga. Al parcheggio, da sola, la nebbia, nessuno. La macchina scarica, il telefono col 5%. Grazie a Dio è venuto il mio super papi perché non è passato nessuno per mezz'ora. E niente, diciamo che è il caso che io impari a vivere col cervello collegato alla testa. E niente, iniziamo questa giornata. A dopo! Thank you.
Eccoci qua, la giornata lavorativa è giunta al termine, domani è un 15.30, ma finalmente ho fatto questo turno orribile, io lo odio questo turno. Cioè, reso conto, mi sono portato una barretta e una mela, la barretta l'avrò mangiata alle 3, la mela l'ho mangiata adesso, boh. Penso di fare un salto all'Eurospin prima di tornare a casa e poi casina, doccia, cena, letto. A dopo! Allora, questa mattina sono un sacco infastidita. Vabbè, ragazzi, subito scusate la faccia, è la faccia appunto di chi è infastidito, perché questa mattina ho un sacco di freddo, raga, cioè ho su tre felpe, una, due, e sotto c'è un'altra maglietta. E ho un sacco di fame, ma è troppo presto, devo aspettare Franchino. Raga, ho famissima, Franchino si deve svegliare tra un'ora. Stamattina mi sa proprio che mangerò uno yogurtino. E niente, lavoro al pomeriggio, solite cose durante il giorno, palestra, si cucina per la cena, bla 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 bla. E niente, una giornata normale. La cosa bella è che domani riposo. Sì, che bello. Ho le unghie domani, non so come le faccio. E niente, mi bevo il mio caffè caldo, mi scaldo, intanto aspetto Franchinoz. Buongiorno. Amici, buongiorno, buongiorno, diretta dal cesso di casa mia, perfetto. Allora, mi sono appena fatta la piega perché oggi sono di riposo e vado a fare colazione con un'amica e dopo a fare le unghie. Quindi ci prepariamo e usciamo, let's go! Eccoci qua, finalmente arrivati a casa. Sono devastata perché sono in giro stamattina alle 9. Comunque è troppo top, le mie unghie nuove mi piacciono un botto. Niente, allora ora funzionerà così. Innanzitutto ciabatte, merenda e poi mi riposo un'oretta e vado subito in palestra. E poi la giornata non sarà ancora finita perché dopodiché vengo a casa, mangio ed esco. Voglio piangere, ma va bene così. Giorno di riposo attivo oggi. A dopo! Come vedete sto già uscendo di casa, non perché io non abbia vloggato stamattina, ma perché è veramente veramente presto, cioè sono adesso le 8, ma oggi è sabato, sapete che io il sabato sono sempre eccitata, oggi no, sono stanca, voglio solo dormire 100 giorni, ma purtroppo devo adempiere, come si dice, a tutti questi compiti da persona che vive, esiste e è una persona adulta. Quindi sto andando all'asciugatrice e poi devo andare a fare la spesa, ma voglio evitare
tutte le persone che vanno a fare la spesa di sabato, perché io amo il riposo di sabato, ma non per fare le cose, perché preferisco il riposo in settimana 100.000 volte. Comunque avevo già registrato questo video, ma avevo una strisciata di mascara e non mi sembrava il caso, e quindi ho rifatto. Tra l'altro inizia qui, perché Franchino ha deciso bene che oggi praticamente si è addormentato sul divano, cavolo, e quindi cioè mi sono pure dovuta svegliare e fare tutto in silenzio. E niente, andiamo, let's go. Come vas-tu? Niente amichetti, per questa settimana il vlog finisce qua. Io ti ringrazio se come sempre hai visto questo video, ma soprattutto se l'hai visto fino alla fine, e se così è stato ti invito a lasciare un like qui sotto al video, ma soprattutto ad iscriverti al canale. Noi ci vediamo la settimana prossima con altre nuove catastrofi della mia vita. Un bacione a tutti, alla prossima, ciao!